Buongiorno a tutti, io mi chiamo Andrea Plazzi e presento questo incontro nell'ambito di una collaborazione tra il Festival della Didattica Digitale e Lucca Comics and Games, che in particolare, accanto a tutto un festival ben noto a Lucca da molti anni, dopo che ha assunto dimensioni, secondo alcuni, bibliche, perché siamo presenti in questo festival perché da qualche anno la proposta già ricchissima del festival, che declina in tutti i possibili modi l'intrattenimento, prevede una sezione che si chiama Lucca Comics and Science, nata insieme a Roberto Natalini del CNR di Roma, che in questi anni ha proposto dei modi, attraverso incontri, produzioni di storia, ovviamente a fumetti, dialogo con autori, scienziati, per utilizzare, promuovere attraverso l'intrattenimento le idee scientifiche e la cultura scientifica in genere. Questo può voler dire storie che hanno per protagonisti figure interessanti di scienziati e ricercatori, o idee come può essere l'idea del tempo al centro di storia fumetti. Questo, diciamo, è una cosa abbastanza giovane, lo facciamo da qualche anno, è piaciuta, sta piacendo, continuerà, e quindi tra l'altro se ci ritroveremo qui a Lucca il prossimo ottobre, scorrete il programma, troverete degli incontri Comics and Science, e questo diciamo, è un po' l'anello di congiunzione tra l'attività lucchese legata al festival e l'attività di divulgatore intensissima da molti anni di Natalini. Vedrete, questo oltre ai rapidi accenni al fumetto, tutti i numerosissimi temi e circostanze in cui, come già dal titolo è abbastanza chiaro, Natalini, che è un matematico, promuove l'idea della matematica come una disciplina che non soltanto molto al di là degli shock e dei traumi scolastici, che non devo spiegare ai docenti presenti, purtroppo a volte infestano il percorso e la vita scolastica di alcuni, non deve né spaventare né essere oggetto di allontanamento da, se non da un'attività, semplicemente da un aspetto della cultura che dovrebbe far parte della formazione di tutti. Per la cronaca, anche se professionalmente sono in editoria da molti anni, la mia formazione è di matematico, ho lavorato sia nell'industria che nella ricerca in centri di calcolo all'epoca, ed è un po' come andare in bicicletta. C'è una frase tratta dai fumetti Marvel che io declino a modo mio, in inglese suona meglio, lo dico in italiano: una volta matematico, per sempre matematico, torna sempre comunque dalla finestra, da qualunque parte esca questa attività, questa formazione. Non c'è veramente bisogno che dica altro. Invito Roberto a raggiungerci. Grazie, Allora, grazie Andrea. Io diciamo, mi presento, sono direttore di un istituto CNR, Istituto per l'applicazione del calcolo, che è diciamo, il primo istituto di matematica applicata in Italia. E diciamo, oggi cercherò di parlarvi un pochettino di perché, secondo me, oggi più che mai sia importante studiare matematica. E questo è forse un senso che dobbiamo avere tutti noi, sia chi la fa, come me, diciamo, a livello di ricerca, sia diciamo, chi la insegna nelle scuole, sia soprattutto gli studenti e ancora di più la popolazione in generale, perché probabilmente diciamo, la maggior parte delle persone, degli adulti, chi non ha una formazione matematica, vede la matematica in maniera negativa. E partiamo quindi da una vignetta agli Ortolani che abbiamo pubblicato in una di queste pubblicazioni, Comics and Science, di cui parlava prima Andrea. Matematica dal greco matema, cioè oggi interrogo. Ecco, forse questo è il modo in cui un adulto medio, se glielo chiedete, ma sicuramente un ragazzo con esperienza scolastica, vede la matematica. Allora, chiaramente questo è, come dire, limitativo, e
diciamo, è anche ingiusto. Chiaramente l'Ortolani ci gioca, nel senso che in qualche modo preferisce partire da qui per poi parlare di matematici un po' folli. Questa è una storia che vi invito a acquistare, è, diciamo, è una storia CNR. Allora, aspetta. Allora, perché è sempre più importante studiare matematica? Allora, secondo me, diciamo, è sempre stato importante studiare matematica, ma prima non faceva parte del bagaglio culturale di un cittadino medio, no? Uno poteva tranquillamente ignorare tutto al di fuori delle quattro operazioni e vivere tranquillamente. E molte persone pensano che ancora sia possibile farlo oggi. Però siamo in una società, e questo secondo me è il punto chiave da cui vorrei partire, in cui siamo circondati letteralmente da applicazioni e algoritmi matematici. E allora, tutti voi avete in tasca uno smartphone, qualcuno più o meno alzate il volume, o meno abbassatelo, e però uno smartphone che è pieno non solo di congegni, di microchip, ma soprattutto di algoritmi. Voi non potreste parlare al telefono se non esistessero gli algoritmi di compressione vocale. Perché, diciamo, oppure non potreste mandare delle fotografie o fare le fotografie con i vostri apparecchi se non aveste qualche cosa che fa la compressione di immagine. Perché questi file sono semplicemente troppo grossi per mandarli. Se voi dovete mandare una fotografia in alta qualità su internet, magari con 3G, chiaramente ci state un bel po' di tempo. Se questa foto applicate l'algoritmo di JPEG, che è un algoritmo matematico, un algoritmo di compressione dati, questa foto può diventare, non so, da 10 mega, 5 mega, 40K senza perdere risoluzione. Com'è possibile questo? Allora, questo qua avviene con un algoritmo che è stato fatto non, cioè, non è matematica vecchia, in realtà è una matematica nuova che è stata fatta negli anni 80-90, che è la matematica delle wavelets, che permette di fare questa compressione. Tra l'altro, se noi avessimo 2 ore, spiegare come funziona la compressione di immagini è una cosa che si può spiegare a un qualsiasi studente di liceo. Le idee, non la tecnica precisa. Quindi abbiamo delle idee nuove che sono contenute in oggetti di uso quotidiano. I satelliti. Perché i satelliti sono importanti? Beh, i satelliti sono importanti perché oggi come oggi non potreste fare niente senza i satelliti, non potreste avere chiaramente il GPS, non potreste comunicare, tutta quanta la nostra comunicazione televisiva, per esempio, passa attraverso satelliti, tutte le previsioni del tempo, il telerilevamento. I satelliti hanno un'importanza fondamentale, ma come fanno i satelliti a stare in orbita? I satelliti stanno in orbita, chiaramente c'è la parte di tecnologia, ma la maggior parte della difficoltà è stata calcolare le traiettorie. Le traiettorie dei satelliti nascono da calcoli matematici, anzi, in un certo senso, buona parte della matematica dell'Ottocento a un certo punto è stata riutilizzata per calcolare le traiettorie dei satelliti. Prima si faceva per cercare di calcolare dove stavano i pianeti, gli asteroidi, i satelliti naturali. Abbiamo reimpiegato oggi con i calcolatori quella stessa matematica per riuscire a posizionare in maniera opportuna i satelliti e anche a controllare la posizione. Se voi avete un satellite che si potrebbe spostare, avete dei modi di controllarlo e lì serve quello che si chiama la teoria del controllo, che è una teoria matematica che permette di controllare gli oggetti. No, troppo veloce. La TAC. La TAC in realtà è per dire immagini biomediche. Voi utilizzate e soprattutto i medici utilizzano la matematica in ogni momento quando prendono le immagini biomediche, dall'ecografia alla TAC, ma anche la risonanza magnetica, la MEG, la PET, ce ne sono una marea, e tutta, ognuna di queste in realtà che cosa fa? Manda qualche segnale e riceve delle onde dall'altra parte. Allora, queste onde bisogna decodificarle, voi non avete una vera immagine, voi fate una fotografia di qualcosa che sta dentro. Interpretare questo necessita di algoritmi molto sofisticati. L'ecografia di oggi, la Doppler, per esempio, che vede i flussi sanguigni nell'embrione, è possibile per un algoritmo matematico che lo fa. Non è che il dottore può vedere dentro quello che sta succedendo. Quindi noi in realtà usiamo, anche in questo caso qua, una matematica sofisticata per fare qualche cosa che riguarda la nostra vita quotidiana. E vita quotidiana è anche vedere i film 3D, ma non soltanto i film 3D, videogiochi. Per fare una qualsiasi, diciamo, come dire, una realtà virtuale di tipo
tipo appunto realtà del 3D o anche una realtà grafica avanzata in cui ci possiamo spostare, bisogna avere degli algoritmi che ci permettono, per esempio, di fare delle rotazioni. Questa cosa qui è una cosa che richiede sicuramente degli strumenti avanzati di ricalcolo, ma un algoritmo che lo faccia. Per fare una rotazione, adesso immagino molti di voi siano insegnanti di matematica, perché di questo si parla, però dovete sapere che vengono usati proprio quando uno sta in un videogioco, per esempio, e deve girarsi e vede l'ambiente che gira, utilizza i quaternioni. Allora, non utilizza le matrici vettori perché costano di più. I quaternioni sono una cosa che forse avete studiato, che sono una estensione dei numeri immaginari in quattro dimensioni, praticamente. Al posto di avere, diciamo, il 1 e i, avete anche j e k. Allora, questa cosa era stata fatta nell'Ottocento e sembrava servisse soltanto a fare inizialmente un po' di meccanica. Quelli che scrivono i videogiochi l'hanno dovuta riscoprire perché per poter fare ruotare un ambiente 3D era il modo più semplice. Infine, come simbolo di questa pervasività della matematica nella nostra vita, c'è Google. Google una cosa che si chiama PageRank, che è l'algoritmo che vi aiuta a ordinare le vostre ricerche quando mettete una parola su Google, no? Mettete, per dire, Lucca, volete venire a Lucca, mettete Lucca, e vi viene quello che si chiama un ranking, un ordinamento delle parole trovate, dei siti trovati. Come si fanno a ordinare questi siti? Allora, chiaramente, quindi non è conosco le nostre preferenze. All'inizio i primi motori di ricerca facevano questa cosa in un modo abbastanza rozzo. Per esempio, il sito in cui c'era più volte la parola Lucca usciva come primo. Questo era un po' stupido. Veniva utilizzato i programmatori dell'epoca per nascondere in maniera invisibile la parola sex, così uno metteva la parola sex e veniva fuori prima quella lì. Però non funzionava. Oppure chi faceva più click su quel sito. In realtà non funziona in questo modo. Quello che funziona, ed è stata l'idea vincente con cui Page e Brin nel 1997-98 hanno lanciato questa piccola startup che è partita con un capitale ridicolo, tipo 100.000 dollari, per loro, che si erano fatti prestare, e loro sono partiti con questa idea che invece bisognava ogni nodo di una certa rete, bisognava collegarlo e vedere chi è che rimandava a qualcun altro per dire. Io sono il sito di Repubblica, linko 10 siti che ne sono minori, uno che parla di fumetti, uno che parla di sport. Questi qua quindi contano uno, però io sono il sito più importante, quindi il sito più importante mi dà più punteggio. Quindi chi ha più link verso di lui sta in alto, ma anche sono pesati da quanto sono importanti i siti che si richiamano. Questo è un problema un po' circolare. Uno è importante perché gli viene linkato da siti importanti, sembra una definizione che non si chiude, no? Ecco, se la scrivete bene, viene fuori un sistema di equazioni lineari algebriche. Per risolverlo, però su queste equazioni, sapete, i nodi internet non sono pochi, non sono i sistemi 3x3, 2x2 che si fanno a scuola, no? Col determinante, no? Li sappiamo fare. E questi sono sistemi, sono da 20 miliardi per 20 miliardi di incognite. Vengono fuori questi giganteschi sistemi e si possono risolvere grazie a un teorema che si chiama teorema di Peron-Frobenius, che è stato fatto nel 1909 e l'hanno ripescato perché questi Page e Brin erano due studenti di Stanford, il loro professore di analisi numerica era uno dei più grandi studiosi del calcolo delle matrici e gli ha detto dove andare a cercare, si chiama il metodo delle potenze e questo metodo ha permesso di implementare questo algoritmo che in realtà questa idea qui di legare i vari nodi rispetto all'importanza c'era, ma nessuno sapeva risolverlo a livello matematico. Loro hanno trovato questa soluzione e quindi oggi è la quarta società quotata in borsa degli Stati Uniti. Quindi diciamo, sicuramente siamo circondati da della matematica che entra nella nostra vita. E tra l'altro, appunto, dicevo, rimane nascosta, perché un'altra caratteristica della matematica è che quando la usiamo, per il matematico che l'ha fatta diventa vecchia. Cioè, dice, va bene, l'algoritmo di PageRank è roba di ormai, che so, 20 anni fa, insomma, non è più ricerca. Quindi, in qualche modo, il matematico attivo che fa ricerca se ne dimentica e la mette in una cosa ormai passata, no? Però esiste, è viva all'interno delle nostre applicazioni. Allora, la matematica è utile perché ci offre anche dei lavori, degli sbocchi lavorativi molto interessanti e creativi. Ed è cambiata molto da
direi 30 anni, 40 anni a questa parte. Prima, sostanzialmente, chi faceva matematica studiava matematica per fare l'insegnante o il ricercatore. Pochi facevano ricercatori, una buona parte faceva l'insegnante. Questa è proprio la motivazione per iscriversi in una facoltà come matematica. Adesso la situazione in realtà è molto diversa. Diciamo, la matematica serve in tantissime aree produttive, anche delle aree in cui noi non ci aspetteremo di trovare in realtà un'applicazione alla matematica. Una delle prime aree è la progettazione e ottimizzazione di prodotti industriali. Allora, se uno diciamo, pensa che deve progettare, che ne so, un cucchiaio, oppure deve progettare anche cose molto, molto semplici, deve progettare un nuovo tipo di scodella, si vede che abbiamo fame, no? Abbiamo appena mangiato. Quindi. Però deve progettare un qualcosa di concreto. Chiaramente quando fa il disegno lo fa al computer, cerca di trovare una forma ergonomica. Anche i costi di produzione di quel materiale cercherà di minimizzarli, di mettere il materiale che serve per avere una certa resistenza. Pensate di progettare una casa, una nave, un aeroplano. È chiaro che oggi la produzione industriale, quello che si chiama la prototipazione virtuale, è un termine tecnico che si utilizza nelle aziende, serve a studiare al computer utilizzando chiaramente il CAD, che è per dire l'implementazione della geometria euclidea tridimensionale all'interno di un programma software, per poter fare, ma anche le scienze dei materiali, tutto attraverso regole matematiche diventa il prerequisito per fare qualcosa. I prodotti finanziari. Questo è molto delicato, però è chiaro che oggi in banca, se uno deve fare una previsione di rischio, dovrà utilizzare un modello matematico. Spesso le grandi crisi della finanza sono venute dall'utilizzo da parte di non matematici di modelli matematici, magari fraintesi, magari quando uno assegna certi fattori di rischio e poi pensa di estrapolare a una situazione in cui non è più applicabile un certo teorema di, per esempio, di dipendenza probabilistica del fattore di rischio dalle sue ipotesi, ecco che possono venire delle catastrofi. Quindi la gestione del rischio, immaginate come si fa un contratto di assicurazioni o un mutuo o i famosi future, le famose call, le opzioni, tutte si gestiscono attraverso appunto l'uso di modelli matematici avanzati. No, ancora qua siamo. Altre applicazioni sono in biologia. Tutto il sequenziamento del genoma nasce in realtà dal poter con il computer fare uno studio statistico, ma anche algebrico, delle sequenze del DNA. E quindi, se vogliamo fare l'analisi delle sequenze dei geni e poter dire, per esempio, quali sono i geni che possono essere suscettibili di provocare una certa malattia o di essere, diciamo, appunto, produrre nel tempo un qualche problema a livello di salute, dobbiamo avere degli algoritmi, soprattutto statistici, per poter gestire queste grandissime informazioni. Sono enormi mole di dati che hanno bisogno di una statistica avanzata. Anche lì i matematici riescono a dare degli strumenti nuovi che sono stati creati negli ultimi 20-30 anni, e queste sono professioni, per dire, negli Stati Uniti in questo momento la professione numero uno è l'analista di dati. E chi è che può fare analisi dei dati? Chi ha delle conoscenze matematiche elevate? Potrebbe essere un fisico, potrebbe essere un ingegnere informatico, però in particolare un matematico per gestire questo tipo di cose. Altri settori produttivi, fonti energetiche, marketing, studi clinici e soprattutto un settore classico, l'ingegneria aerospaziale, automobilistica. Se voi progettate un'automobile, prima di mettere un'automobile, anche fare un prototipo, avrei passato mesi, anni a studiarla al computer, a studiarne la fluidodinamica, la forma ottimale, studiarne i consumi. Oggi, se voi spingete l'acceleratore dell'automobile, non avete un cavetto dall'altra parte che regola il flusso di carburante, avete un algoritmo. Chiaro, per questo quando si rompe non potete andare dal meccanico a farvela riparare. In realtà, tutta un'automobile oggi è un sistema informatico. Quindi quali sono le professioni dei matematici? Certamente insegnanti, ricercatori pochi, perché purtroppo, come sapete, in questo momento è un momento molto duro per la nostra università. Meteorologo, tutte le previsioni del tempo in tutto il mondo sono fatte utilizzando dei modelli matematici, le equazioni. Se
della gas dinamica, della fluidodinamica, navi Stokes, sono utilizzate per prevedere in maniera accurata quello che succederà nei prossimi giorni. Stiamo studiando queste equazioni su una sfera, quindi abbiamo un'integrazione molto complessa di un sistema molto complesso. Giornalista scientifico, l'ho messa perché è vero, buona parte dei nostri giornalisti scientifici hanno fatto studi avanzati di matematica, fisica, ingegneria, dirigenti di azienda. In questo momento credo che il dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il debito pubblico sia una persona laureata in matematica. E, diciamo, nelle aziende avere una competenza matematica apre delle porte perché sanno fare delle cose che non tutti riescono a fare con quel tipo di forma mentis. Analista dei dati, dicevo, è una professione top a livello mondiale in questo momento tra le professioni emergenti. Esperto di finanza, abbiamo detto, videogiochi, film 3D, stampanti 3D. Lo sapete che se ne parla qui in questi giorni di stampanti 3D? È il grande boom in questo momento, una rivoluzione tecnologica, sono a basso costo, si possono usare anche a livello, diciamo, scolastico, ci sono le stampanti che costano molto poco. Quello che bisogna sapere è che ci sono gli algoritmi che permettono di ottimizzare l'uso di queste stampanti. Per esempio, se uno deve fare una forma 3D molto complessa, non va a scansionare tutti i punti, può ottimizzare il passaggio del braccino, insomma, del pennino. Soltanto nelle zone veramente interessanti. Questo permette di risparmiare tempo nella stampa. Va bene. Matematico del futuro. Questa è una cosa che mi piace sempre dire perché diciamo, abbiamo un'immagine un po' statica della matematica. Questa immagine statica è quella purtroppo che ci viene tramandata di una cosa un po' pesante, un po' formale, piena di regole, molto staccata dalla vita, no? Quando si vuole dire qualche cosa che per esempio, in campo giudiziario, si vuole dire una cosa che è chiaramente campata per aria, si dice questi hanno fatto un teorema. Un teorema è qualcosa che non trova riscontro nella realtà. Ecco, invece, la matematica, in qualche modo, secondo me non era nemmeno prima, è un abuso di linguaggio. Ma oggi più che mai la matematica ha a che fare con la realtà. Forse è ritornata alle sue radici. La matematica prima non aveva nessuna separazione dalla fisica, per dire, no? O dalla geografia. Voi sapete che Gauss è andato in giro per la Germania a misurare veramente con i teodoliti, andava a misurare la curvatura della Terra per fare una cartografia accurata di tutta quanta la regione. Ora, il matematico del futuro, questo è un report del National Research Council americano che per un progetto si chiama Mathematical Science 2025, cioè come gli americani vedono la matematica fra 10 anni. Questo è un report di visione in cui hanno cercato di immaginarsi come devono preparare degli studenti, dal liceo, dalle medie, all'università per affrontare le sfide del futuro. Quindi, in qualche modo, è la direzione che hanno fatto. È un panel gigantesco, hanno messo tantissimi soldi per fare questo studio. Era fatto metà da matematici e metà da non matematici perché volevano, come dire, anche qualcuno che dicesse anche cosa gli serviva al di fuori, qualche scienziato che mettesse, diciamo, in dubbio anche i matematici di per sé dicono siamo bravissimi, che qualcun altro cercasse di. Allora, il matematico del futuro deve avere conoscenze di largo spettro di discipline al di là della propria competenza. Sappia comunicare in modo adeguato con i ricercatori di altre discipline. Quindi, il matematico un po' autistico che vediamo nei film, no? Sempre questo matematico che ha qualche problema. Così, un po' matto, così. In certo senso è un matematico del passato. Oggi il matematico deve essere innanzitutto una persona che sa parlare con le altre persone e sa ascoltare quello che le altre persone hanno da dire. Infatti, capisca il ruolo delle scienze matematiche nel contesto più vasto della scienza, ingegneria, medicina, sicurezza e imprese. E in ultimo, abbia esperienze di tipo computazionale. Per tanto tempo i matematici sono un po' vantati di essere quelli che facevano i conti con carta e penna. Oggi, dal primo anno di università, il calcolo scientifico, C, MATLAB, Python, sono diventati obbligatori. Nessun matematico si può laureare oramai senza avere una competenza informatica, è sempre matematica, molto solida. Ecco, adesso vi voglio raccontare, perché visto che la matematica serve un sacco di cose, voglio raccontare quattro casi di successo. Perché noi abbiamo nel mio istituto abbiamo un progetto del ministero che si chiama Sportello Matematico, che non è lo sportello che si usa nelle scuole per fare consulenza agli studenti, ma è la stessa cosa,
lo sportello matematico per le industrie italiane. Cioè, quando le aziende hanno un problema diciamo, da risolvere, abbiamo creato un team di giovani che praticamente cerca di rispondere e trova il laboratorio di ricerca in Italia che sa risolvergli quel problema lì. Quindi indirizza, fa da ponte tra le aziende e l'accademia. Ora, questi sono, tra l'altro c'è il sito, potete andare a visitare lo sportellomatematico.it e sono quattro casi che secondo me mi sono sembrati interessanti da raccontarvi. Questo è il controllo di qualità della gestione nel settore delle ceramiche. Il problema era, questi producono stampi per mattonelle, ceramiche, piastrelle. Allora loro volevano ottimizzare la produzione di questi stampi che avessero il minor numero di difetti possibili. Allora, come fare a fare questa cosa qui? Bisogna fare intanto un campionamento. Io non posso controllare tutti quelli che escono, non posso nemmeno controllare nessuno, devo trovare una misura. Quindi devo fare delle statistiche, devo fare un modello di come si possono essere i difetti. Benefici per l'azienda? Dimezzamento dei costi di controllo e riduzione di 3 volte dei costi per il ricambio dei pezzi difettosi. Cioè l'intervento del matematico ottimizza. Un conto è fare un'analisi qualitativa, dire beh, diciamo, si potrebbero venire difettosi in questo modo. Un conto è fare un'analisi matematica modellizzando il problema e trovando l'ottimo all'interno di tante possibili soluzioni. Settore della logistica. Allora, la logistica, sapete che cos'è? Praticamente uno, per dire, c'ha un supermercato, una catena di supermercati, deve distribuire le merci in una città. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna intanto fare girare degli automezzi. Devono essere carichi di certe materie, certi materiali, per esempio frutta, verdura, alcune cose possono essere consegnate devono essere consegnate tutti i giorni, altre cose possono essere consegnate una volta ogni 3 giorni. Quindi bisogna ottimizzare il numero di viaggi, chiaramente anche il carburante che stiamo usando. Quindi io faccio dei viaggi, ma non posso fare per esempio zigzag tra le vie, bisogna ottimizzare anche i percorsi. Ecco, questo qua è possibile con algoritmi matematici. Fare proprio l'ottimizzazione è come quando calcoliamo i derivati, troviamo il massimo, però fatelo un problema molto più grande. E qui si parla di riduzione fino al 15% dei costi e il numero di veicoli utilizzati addirittura riduce di un quarto. Io vi sto mettendo queste cifre non perché siano importanti, ma perché è il modo di pensare, cioè il matematico pensa in maniera quantitativa. E questo è fondamentale, cioè non stiamo dicendo che riduciamo di un po'. Diciamo a un'azienda, abbiamo un vantaggio vero, tangibile, 15%. Questi sono i soldi che risparmi se utilizzerai il nostro algoritmo, che costa in realtà pochissimo, perché l'algoritmo che utilizzeremo costerà una frazione di quelli che sono i costi che può avere, per esempio, la catena di supermercati. Questo è il settore sempre, si chiama ICT, Information Communication Technology, è sempre un partner di questo sportello matematico, che è un laboratorio di Trento che si occupa di crittografia, sono algebristi. E quindi sembra incredibile, l'algebra è molto lontana dall'applicazione del nostro immaginario, eppure questo sono l'esame di firme autografe per automatizzare i processi bancari di acquisizione delle immagini digitali e avere un segnale migliore, non avere errori, per esempio nel vedere la firma, nel riconoscere insomma una serie di caratteristiche ad essere affidabili rapidamente a livello, diciamo, oggi come oggi, fino a un po' di tempo fa. Voi firmavate e quello guardava la vostra firma sullo schermo. Oggi c'è un software che fa questo lavoro. Ora, questo. Pianificazione e raccolta di rifiuti. Quando voi andate per strada e vedete il camion dell'immondizia, subito siete terrorizzati, adesso vi bloccherà. In realtà il camion dell'immondizia, se avessero dietro la programmazione matematica, e questa nostra azienda ha lavorato per una città, non posso dire troppi dettagli, però il camion di immondizia fa questo lavoro, va per una strada e poi deve girare molto spesso per non creare ingorghi dietro. Contemporaneamente ha un percorso che deve fare per avere un certo numero di bidoni da svuotare. Ecco, questo è un problema di nuovo matematico. Passare facendo pochi tratti lunghi attraverso tutti quanti i bidoni. Allora, facciamo un po', qui il risparmio è enorme, dal 5 al 20%, 20% vuol dire un quinto del costo della raccolta di rifiuti. Allora, facciamo un approfondimento matematico. Fino adesso abbiamo parlato di applicazioni, non vogliamo dimenticarci che dietro c'è della matematica pura in realtà. Allora, questi sono due problemi che sembrano molto diversi e molto, molto simili, in realtà sono molto diversi. Il problema del commesso viaggiatore e il problema del postino cinese.
Quali sono questi problemi? Allora, hanno dei nomi un po' di fantasia. Il problema del postino cinese è un problema apparentemente difficile, che io sono il postino, quindi devo passare in tutte le vie di una città e devo fare il percorso più breve, passando in tutte le vie. Il commesso dei viaggiatori, invece, e questo è un commesso dei viaggiatori molto particolare, è un candidato alla presidenza degli Stati Uniti. In questi giorni si pongono questo problema: deve andare a visitare tutte le città, 50 città negli Stati Uniti, per ottimizzando sempre il percorso, ma passando in tutti i nodi. Va bene? Sono due problemi che sembrano simili. In realtà questo problema è abbastanza, diciamo, rapido da risolvere al computer. Si chiama polinomiale, vuol dire che la difficoltà del problema cresce con un polinomio nel numero delle strade. Cioè, se le strade sono 50, che ne so, cresce come n al quadrato, in realtà in questo caso qua, quindi 50 al quadrato, il numero, la complessità, il numero di calcoli che devo fare. Questo cresce come, diciamo, come il fattoriale, quindi in maniera esponenziale. Adesso capiamo meglio perché è difficile il commesso viaggiatore. Allora, come facciamo a calcolare il percorso minimo? Il percorso minimo, un metodo a forza bruta, è questo. Le provo tutte. Prendo qui sette strade, a sinistra ci sono tutte le prove che sto facendo, sono appunto n fattoriale, quindi 1 per 2 per 3 per 4 per 5 per 6 per 7, un numero abbastanza grande. A destra trovate quella ottima, cioè quando troviamo il percorso minimo, quello me lo segna. Allora, è chiaro che sembra un metodo che funziona. Oggi abbiamo i computer, a che serve la matematica? Questo è un po' anche l'atteggiamento che si può ritrovare, diciamo, l'opinione comune, no? La matematica, in fondo, ormai con i computer non serve a niente. Mettiamo dentro, calcoliamo, lo fa da solo, no? Dobbiamo stare lì con carta e penna, non serve più a niente. Ecco, però ci sono dei problemi. Diciamo, vediamo quanto costa. Allora, supponiamo che ogni prova ci mettiamo un millesimo di secondo, è un calcolatore vecchio stampo, no? Quindi 7 città 5 secondi, 10 città ci vuole un'ora, 12 città ci vogliono 5 giorni, per 20 città ci vogliono 77 milioni di anni. Quindi, diciamo, da 12 a 20 abbiamo uno scatto deciso. Beh, l'ho detto, è un problema col fattoriale, quindi è crescita esponenziale, quindi chiaramente a un certo punto diventa complicatissimo. 77 milioni di anni è un po' troppo, no? Forse. Allora, il Presidente degli Stati Uniti l'hanno detto tante volte nel frattempo, però forse è il computer. Abbiamo preso un computer tipo vecchio che ci mette per ogni operazione un millesimo di secondo. Allora prendiamo un computer di una generazione. E diciamo che questa volta va 1 miliardo di volte più veloce di quello prima. Va bene? Ci mette 10 alla meno 12 secondi, siamo vicini al tempo di Planck, che è, diciamo, il minimo tempo possibile nell'universo. Però se la 10 alla meno 12 è molto piccolo, per fare una prova. Con 21 città ci mette un anno e mezzo, con 25 città ci mette 500.000 anni, con 28 città ci vuole l'età dell'universo, 15 miliardi di anni. Quindi capite come cresce il fattoriale. Quindi il computer non basta. Questo, secondo me, è la cosa da imparare da questa storia. Che c'è un punto in cui serve la matematica. Allora, qui, diciamo, c'è un algoritmo. Questo qua è uno dei tanti algoritmi, uno dei più recenti, fatto tra l'altro dal CNR, un collega del CNR, che si chiama algoritmo di branch and cut, ramifica e taglia. Vede questo problema del commesso viaggiatore in questo modo, come se fosse un albero, no? Cioè io parto dalla prima città e vedo tutte quante le altre città e mi calcolo il percorso, quale sarebbe più vicino. Poi dalla seconda scelgo tutte le possibili terze, dalle terze tutte le possibili quarte e così via. Questi sono tanti rami. Allora, certi rami posso con la matematica stimare che non li guardo nemmeno perché il costo sarà troppo alto e quelli li taglio e non li esamino. Questo permette di avere una soluzione esatta senza guardare tutti i rami. Oggi il record è 85.000 città. Non ce la farebbe nessun computer al mondo, anche se fosse un computer quantistico, potrebbe fare una cosa di questo genere. Allora, però a che serve veramente questo problema? Sembra un problema stupido, ma chi se ne frega del commesso viaggiatore? Mi state chiedendo dentro di voi. Perché perdere tutto questo tempo a studiare questo problema insignificante? In realtà,
i trasporti. Sicuramente sarà un primo caso in cui sarà commesso viaggiatore, ma la programmazione industriale, che cos'è in fondo fare un prodotto? Io devo costruire un'automobile. Allora devo avere, per esempio, devo costruire i pneumatici, poi devo costruire il motore, devo costruire il cruscotto, devo costruire i sedili di dietro, quelli davanti, e tutte queste cose qua sono tappe di un percorso. Che se io disegno, potrei disegnarlo veramente come un percorso, ed ecco il commesso viaggiatore, le tappe che devo fare per arrivare al prodotto finito. E qual è il modo più veloce di metterle insieme? Per esempio, è inutile che faccio 5 pneumatici quando ancora non ho fatto la prima automobile, mi fermo magari a 4, no? Quindi questa è ottimizzazione e si fa con questo algoritmo. La programmazione dell'arrivo dei voli aerei, come si fa? Si fa sempre. Anche lì si mettono i voli aerei che arrivano in un aeroporto come se fossero prima devo fare questo, poi quest'altro e poi quest'altro. No, facciamo prima quest'altro e così via. E anche lì è un percorso. La costruzione di microcircuiti. Un microcircuito è semplicemente una serie di punti che vanno saldati, poi diventa più piccolo, però come disegno e per farlo sono anche 100.000 punti. Come si fa a ottimizzare questo percorso? Di nuovo, il commesso viaggiatore. Allora adesso. Questo. Perché è sempre più importante studiare la matematica? Terza volta che ve lo dico. Perché la matematica offre un punto di vista interessante sulla realtà. E questo punto di vista è, diciamo, espresso bene da Jordan Ellenberg, che è un matematico americano, che in un libro che vi consiglio di acquistare e di leggere, che si chiama I numeri non sbagliano mai, dice la matematica è la continuazione del senso comune con altri mezzi. E qui arriviamo a un punto fondamentale della nostra analisi. Non è che la matematica nasce nell'iperuranio, è una cosa lontana da noi. Noi. È ragionamento semplice, elementare. Nella vita di tutti i giorni ragioniamo in un certo modo, la matematica ci dà i mezzi per farlo meglio. Questo è l'esempio che fa Ellenberg nel suo libro, in apertura dice, c'è un matematico che era stato chiesto di studiare perché gli aeroplani quando tornavano durante la seconda guerra mondiale avessero, cioè, alcuni cadevano, altri no, e voleva capire dove dovevano corazzarlo meglio. Allora, chiaramente qui adesso faccio uno sketch, parliamo male di un'altra categoria. Gli ingegneri dicevano: beh, dove ci sono più buchi mettiamo la corazza. E il matematico ci pensò molto, fece un sacco di calcoli. In realtà non, è più complicato di come la sto per raccontare. Alla fine disse: no, bisogna mettere dove non ci sono i buchi, perché gli aerei dove hanno colpito questa zona sono caduti, e in realtà era il motore. Quindi, diciamo, c'è una cosa mancante, no? Dove sono? Dov'è che non ci sono i fori? In quelli, quindi la zona da coprire è quella che intuitivamente è quella che non avremmo mai coperto, perché sembrava che non la colpissero mai. Lui si calcola la probabilità che quella zona non fosse colpita per qualche cosa geometrica dell'aereo e dimostrò che in realtà non c'era nessun motivo, semplicemente quando veniva colpita non tornavano e quindi non la vedevano. Allora, capire una statistica, la matematica serve anche a questo, la matematica, il senso comune. Adesso vi propongo un esercizio e non vi do la soluzione. Studiatelo a casa ed è importante. C'è un test che è un errore dell'1% per i falsi negativi e del 5% per i falsi positivi. Allora, 100 persone malate. Cosa vuol dire? Ci saranno 99 veri positivi e un falso negativo. Se prendo invece 100 persone sane, 95 sono veri negativi e 5 sono falsi positivi. Il test gli risulta positivo, ma sono sani. Allora, se faccio il test e sono positivo, qual è la probabilità che io sia malato? Allora, pensate a questo problema, portatelo a casa. Io semplicemente un inizio di soluzione è: in realtà i dati non bastano. Pensiamoci bene che i dati non bastano perché? Beh, perché se per esempio ha una malattia che non esiste, è un test che prende una malattia perché non c'è più, il vaiolo, no? È chiaro che per forza sarò sano, per definizione, e quindi se faccio il test sono nel 5% del falso positivo, quindi la probabilità che io sia veramente malato è zero. Quindi dipende da un altro dato, quante persone sono malate nella popolazione. Allora, analizzare questo perché è impossibile. Guardate, a un convegno di medici questo test è stato fatto, quasi nessun medico ha saputo rispondere. Questo è un problema di alfabetizzazione matematica. Con le percentuali si sbagliano tutti, eh? C'è un ministro che una volta, famoso, purtroppo è un aneddoto ma vero, disse, diciamo, era il momento in cui più era forte la pressione migratoria, anche oggi,
dice, siamo riusciti a ridurre del 60% il primo anno il numero di immigrati in Italia e il 60% nel secondo anno, quindi abbiamo diminuito del 120%, sommò le due percentuali. Quindi c'erano degli italiani che andavano perché avevamo percentuali negative. Va bene. No, la soluzione non ve la faccio vedere. No, grazie. Poi le metteremo magari in rete. Adesso faccio Don't vedere. see the point of school. You know, memorizing the names of dead people won't help us win this war. Aspettate, prima vi devo dire di chi stia parlando. Allora, questo è un pezzo di una serie televisiva che si chiama Fallen Skies. È un paese, come l'Italia, diciamo, che è stato appena distrutto dagli alieni. In America sono sbarcati gli alieni e stanno distruggendo tutto. Queste sono le uniche persone, il papà con il figlio e la loro famiglia, e un gruppetto di persone sono sopravvissute e stanno combattendo. E questo padre insiste che questi bambini continuino a fare scuola in questo momento di resistenza contro gli alieni. Quindi stanno in una cosa completamente diroccata, in cui ogni momento gli alieni stanno sparando, e questo bambino dice: io non capisco perché dobbiamo andare a scuola. Ripartiamo. Don't see the point of school. You know, memorizing the names of dead people won't help us win this war. One day this war is going to be over. When it is, we're going to need some people with a lot of skill to rebuild this country. I may not live to see that day, but you will. That's why you're staying in school. Even math class? Especially math class. Specialmente la matematica. In un paese che sta allo sbando, che deve essere ricostruito, la prima cosa che servirà sarà la matematica. Questo è il punto di vista di Spielberg, che produce questa serie, però è anche il nostro punto di vista. E passiamo alla seconda parte la parte finale di questo intervento, in cui vogliamo capire perché poi la matematica risulti così ostica, perché fa paura, per quale motivo l'affrontiamo con questa angoscia. È così utile, è anche divertente. Per quale motivo? Se andiamo in una classe, di solito troveremo uno o due ragazzi che sono interessati alla matematica e gli altri no. Vediamoci questo pezzo storico. Quanto fa 2 alla meno 1? Va bene, ci dica quanto è 2 alla meno 1. 2. No, 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 no. 2 meno 2. No, è 2 alla seconda. attento. La bici quadrata di 2. Un terzo meno 1. Ragioni, calmo. Un quarto meno un terzo. 31. 2. No, no, basta! Questa è una vera e propria tortura, Scusi, cosa vuole? E soprattutto, chi è? Ma come ti sono? L'ho preparato io, l'ho preparato! Allora, questo era appunto Eccebombo. Allora, perché chiaramente quel ragazzo probabilmente non sapeva cos'è 2 alla meno 1, ma la maggior parte del tempo, quando facciamo questo tipo di domande alle persone, quello che ci rendiamo conto è che in realtà vanno nel panico. Cioè, c'è una componente psicologica fortissima. E perché la matematica fa paura? Queste sono un po' di motivazioni che abbiamo raccolto. Perché si pensa di non capirla? Perché richiede uno sforzo intenso, alcuni dicono, perché si pensa che serva tanta memoria. Questo qua è una cosa che, vi assicuro, la gente crede, chi non è matematico, pensa che per la matematica serve avere tanta memoria, perché è lontana dalla nostra realtà e quindi è difficile. Perché sembra che non serva a nulla, che in ogni caso, diciamo, a volte sono contraddittorie queste cose, e perché sembra che i professori la rendano complicata. Queste sono alcune opinioni di persone che dicono che la matematica, insomma, li spaventa. Allora, io qui riporto una frase di von Neumann, che è uno dei più grandi matematici e fisici del Novecento, che dice appunto: se le persone credono che la matematica, non credo che la matematica sia semplice, è soltanto perché non capiscono quanto la vita sia complicata. La matematica, lo sappiamo, chi l'ha studiata, ha un livello di complicazione forte, ha un livello di entrata alto. Però quando uno comincia a capirla, in certo senso è la materia che, per chi capisce la matematica, è quella semplice, quella che quasi non va studiata, va capita, non va imparata a memoria. Ci sono tante cose che bisogna imparare a memoria, la matematica bisogna capirla, che è completamente diverso. Ora, allora, qui vi riporto, diciamo, il parere di una studiosa che lavora qui vicino a Pisa, Rosetta Zan, una collega, che dice appunto, porta due. Cioè, quello che frena molto spesso le persone è quello che si chiama l'atteggiamento negativo a scuola.
Allora, atteggiamento negativo è una cosa, diciamo, qui sono due esempi. Azzurra terza media, devi trovare il perimetro di un rettangolo che ha i lati di 12 cm e ci leggo 8 cm e moltiplica 12 per 8. E devi trovare il perimetro. Allora l'insegnante dice, ma perché moltiplichi? Devi trovare il perimetro. E allora l'azzurra dice, divido. Nicola, terza liceo scientifico, deve risolvere l'equazione meno 7x al quadrato minore di radice di 7. Prima scrive x al quadrato maggiore di meno radice di 7 su 7, quindi scrive 7x al quadrato più radice di 7 maggiore di 0 e si ferma e rifiuta di continuare. E nonostante che l'insegnante dice, ma dai, vai avanti, puoi farlo ancora. E niente, non riesce assolutamente ad andare avanti. Allora, cerchiamo di capire, perché queste sono storie reali, con dei nomi artificiali, in cui si cerca di... Hanno fatto delle interviste nelle scuole e hanno posto questi problemi. Azzurra racconta, all'elementare non ero una grossa cima in matematica e quindi la terza elementare in poi ho chiuso la mia testa dicendo che questa cosa non faceva per me. Nicola dice, la matematica è fatta di regole ben precise che vanno seguite, non ci si può inventare nulla, i problemi si risolvono seguendo quelle regole e io ora non mi ricordo come si risolvono le disequazioni. Allora, questi qua sono alcuni problemi che voi incontrate. Cioè, queste cose sarebbero cose, in certo senso, non ci vuole una grande mente matematica per risolvere questi problemi, ma c'è un blocco che si crea a un altro livello, che è un blocco psicologico. Allora, uno dei blocchi più grossi è la paura dell'errore. La gente ha paura di sbagliare, quindi comincia a inventarsi cose stranissime, in realtà. E forse è da questo che diciamo, e questa è la cosa principale da rimuovere. Allora, vi dico una cosa, prima di leggere questa slide, quando uno fa matematica per fare ricerca, la prima cosa che fa, si mette davanti a una lavagna e dice un sacco di cavolate. È l'unico modo che c'è per fare matematica. Dire delle cose anche assurde. Di queste cose, poi piano piano vanno depurate, vanno controllate, ma se no non si può sbrigliare la fantasia. La matematica è fatta di fantasia. Se siamo ossessionati dal fatto di sbagliare, non riusciremo mai a fare nulla. Quindi, chiaramente, c'è questa idea, no? Che diciamo, l'errore, questo sviarsi, no? È contrastare le regole, in realtà. C'è una regola giusta e poi abbiamo qualche cosa che facciamo di sbagliato. Non sappiamo applicare la regola. Ma in matematica, in realtà, la regola non è la verità. Vabbè, la regola è una semplificazione a volte per ricordarsi un certo risultato. Quello che è importante in matematica è aver capito quello che c'è dietro. E quindi poi si vedono questi errori pazzeschi che, ma guardate, se qua si trova al primo anno di università, al secondo anno di università, seno di x più y uguale seno di x più y, tangente di x su x si semplifica x. Guardate, questi qua sono veri, Allora, com'è possibile che un ragazzo che studiava per 13 anni matematica a scuola, dal primo anno di elementari fino alla fine al liceo, gli è stato spiegato un sacco di roba e faccio tangente di x su x semplifica la x. Qui c'è un blocco, capito? Che bisogna rimuovere. Allora, io, questo è un altro esempio, lo saltiamo perché c'è altre cose da dire, però è carino, vabbè, lo diciamo al volo. Se supponiamo che a è uguale a 2, moltiplichiamo per a al quadrato uguale a per b, sottraiamo b al quadrato, a quadrato meno b quadrato uguale a per b meno b al quadrato, mettiamo in evidenza a meno b, dividiamo per a meno b e otteniamo a più b uguale b, poi a uguale a b, quindi viene a più a uguale ad a e quindi 2a uguale ad a. Semplifichiamo 2 uguale a 1. Dov'è l'errore? Dov'è l'errore? Allora, è chiaro che qui, attenzione, è importante ragionare che l'errore, cioè, adesso lo sapete, l'avete già visto dov'è l'errore. Allora, però la cosa importante, secondo me, è non avere paura degli errori. Allora, qui ho messo una lista di cose per ricordarmelo. Dunque, gli errori, appunto, dicevo, servono per cominciare a ragionare. Racconta Arnold, uno dei più grandi matematici russi del Novecento, che ha inventato praticamente una parte della dinamica, la dinamica CAM, A di CAM sta per Arnold, diceva che lui una volta doveva risolvere un certo teorema, e dimostra un lemma rapidissimamente e dice benissimo, e poi lavora per un anno e dimostra il teorema. Quando ritorna al lemma iniziale che aveva dimostrato, era sbagliato. E ha lavorato 3 anni per risolvere quel lemma. Però se lui non l'avesse sbagliato all'inizio, non avrebbe nemmeno cominciato, gli sarebbe sembrato impossibile, perché il lemma era più difficile del teorema. Tutti i matematici hanno fatto degli errori. Cauchy
aveva dimostrato che se abbiamo una successione di funzioni continue che convergono in ogni punto, il limite è continuo, cosa che chiaramente non è vero. La stessa cosa poteva dire, diciamo, la convergenza uniforme, non lo sapeva, e quindi è sbagliato. Hilbert, quando stava compiendo 70 anni, voleva fare un libro raccogliendo tutte le sue pubblicazioni, e i suoi allievi si accorsero che in ogni lavoro c'era un errore, però poi li misero a posto loro, perché in realtà gli errori, lui aveva visto, quando c'era la dimostrazione sbagliata, ma gli errori servono, questa è una cavolata, e gli errori concettuali sono più interessanti, certamente sono errori concettuali, uno non capisce, perché dividere per zero è sbagliato? Perché? Se uno dice no, ma è questa la regola, nessuno capirà mai, bisogna capire perché dividere per zero è sbagliato. A volte vengono fuori delle cose interessanti, perché fare la radice di meno uno è sbagliato? A un certo punto ci pensiamo un attimo, diventa un'altra cosa, no? Cioè i matematici danno io ricordo quando chiesi a un professore all'università perché non si potevano fare le dimensioni frazionarie, questo non sembra niente, dei frattali, disse dimensioni frazionarie, non esistono dimensioni frazionarie, che senso avrebbero? Bene? Bisogna liberarsi dalla paura degli errori, e questo secondo me è una cosa con cui si lavora. Io non sono un docente io insegno tanto ai dottorandi, questo lo confesso, facciamo una confessione, io insegno tanto ai dottorandi, che è la parte in certo senso più semplice, ma anche più difficile, perché dobbiamo portare delle persone neolaureate a diventare un ricercatore. La prima cosa è non fregatene di dirmi una cosa che è una cavolata, può essere una cosa stupida, però magari lì c'è un'idea. Non bisogna avere paura di questo. Quindi, bellissimo. Esatto. Oh, quindi matematica non vuol dire oggi interrogo. La vignetta iniziale con cui abbiamo cominciato. Da dove partire? Niente. Far nascere la discussione dei problemi reali, cercare di incuriosire, trovare motivazioni anche legate alle applicazioni, ma non solo, non si dà mai, non è soltanto una cosa utile, è anche utile. Rendere visiva la matematica, la maggior parte dei concetti si possono toccare, si possono vedere, un matematico pensa per immagini, contemporaneamente a far apprezzare il valore e la potenza dell'astrazione. Quando noi abbiamo astratto un'idea la possiamo applicare, vi ricordate il commesso viaggiatore, la possiamo applicare in tanti contesti diversi. Non ridurre tutto a regole. Io lo so che i primi a chiedere regole sono gli studenti e soprattutto i genitori. Dateci questa regola, diteci come si fa. Questo è il modo per ammazzare la matematica. È meglio fare meno programma, io lo dico sempre, fare meglio, poco, ma bene. Oggi avete le indicazioni, avete più programmi. È vero che c'è un esame finale che non contiene tutto, però se le persone cominciano a capire come lavorare e fare delle cose fatte bene, in cui capiscono, non arriveranno poi all'università che si hanno dimenticato tutto. Oggi il problema, quando arriviamo al primo anno in informatica, ingegneria, matematica, non stiamo parlando di persone che vanno a fare lettere, va bene? Persone che vengono a fare ingegneria e fanno radice di 9 meno x al quadrato, fanno 3 meno x, vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. Non è colpa degli insegnanti, è colpa della pressione che c'è oggi, e io metto i genitori in primo luogo, nel voler avere un risultato semplice che però domani svanirà, non rimane niente. È meglio sapere delle cose fatte bene e non aver fatto le equazioni differenziali, va bene? Allora, questo è un problemino che potete dare per ragionare, non serve quasi niente di matematica. C'è una barca a motore che va a velocità V ed è su un fiume che ha una velocità C. Sappiamo soltanto due dati, che per andare giù ci mette 3 ore e tornare su ci mette 4 ore. Quanto ci mette un tronco a scendere da A a B? Questo qua, se lo date ai vostri studenti, senza dirgli la soluzione, a livello tecnico lo può fare un ragazzino di secondo liceo, ma ci devono passare una settimana, non ci devono passare 30 secondi, perché oggi si privilegia la velocità, bisogna privilegiare la comprensione. Allora, finisco, perché mi dicono che ho sforato i tempi clamorosamente, finisco con due slides. Dove troviamo dei materiali per fare queste cose? Archimede, rinascita di una rivista. Archimede è una rivista storica del 1902 che molti insegnanti conoscono. Io da questo numero che esce il 31 marzo sono il nuovo direttore di Archimede. Come vedete già la copertina è molto cambiata, è stata fatta Giuseppe Colombo, un grande fumettista, e abbiamo un sacco di articoli interessanti. Matematica senza paura, di Jo Boller, un'esperta americana che ci racconta come far crescere il senso
della matematica, nel senso del numero all'interno delle classi. Abbiamo dei fumetti, perché parleremo di Archimede a fumetti. Abbiamo delle esperienze di fare Python, programmazione a scuola, scrivere un videogioco, è un modo per insegnare ai ragazzi a usare la logica, a usare dei mezzi più potenti. Mad Maths, parliamo di didattica digitale, è un sito che è stato fondato, uno dei più grandi siti in Italia di divulgazione, è stato fondato dalla Società Italiana di Matematica Applicata, dall'Unione Matematica Italiana, dell'Associazione Italiana di Ricerca Operativa. È un sito in cui trovate tante storie di matematica, contenuti didattici, trovate tra l'altro le pagine di materiali di Archimede, trovate Didamad, dove ci sono materiali didattici per fare esercitazioni in classe, applicazioni alla fisica, trovate schede di applicazione della matematica. Fumetti, abbiamo già detto che qui a Lucca, ogni anno facciamo questo, a Festival di Lucca facciamo Lucca Comics and Science, quest'anno è dal 28 ottobre al 1 novembre, e gli organizzatori siamo io e Andrea Plazzi, e qui vedete Tono Pettinato che era stamattina qui insieme ad Amedeo Balbi a raccontare qualche cosa nella sala, in una delle sale piccole. Finisco qui, vi ringrazio per l'attenzione. Qui trovate i miei indirizzi, il sito di Mad Max, il gruppo Facebook di Mad Max e l'account Twitter. Ci volete seguire? Potete fare anche qualche domanda se volete.